essere al mare come sarebbe giusto e normale che fosse, è venuta qui a sentire me. Evidentemente non ne sono ancora venuto del tutto a noia. Io oggi parlerò di Tolstoi. Vi ricordate, molti, vedo anche molte persone che c'erano due giorni fa quando abbiamo parlato di Dostoevskij. Dostoevskij e Tolstoi sono perfetti per, diciamo, specchiarsi l'uno nell'altro. Farò qualche riferimento oggi anche a quello che avevamo detto l'altro giorno. Sono talmente sono due personaggi della cultura russa diametralmente opposti in tante cose, eppure certamente sono questo in un periodo breve, in una lunghezza d'onda breve, cioè per quello che loro pensavano di essere nella società russa del tempo e per quello che ognuno dei due si riproponeva di fare. In una ottica di più ampio raggio, entrambi partecipano a quello grande smottamento della cultura europea, il momento in cui la cultura europea si rende conto che il mondo è diventato troppo complesso per essere interpretato secondo la razionalità tradizionale. Vi ricordate, Dostoevskij declina questa cosa in senso mistico, religioso, l'idea della conversione intima della persona, che solo così può sconfiggere questo egoismo che non è superabile coi mezzi razionali. Tolstoi vede la stessa cosa in modo diverso, proprio perché era diverso lui anche come figura sociale, socioculturale. Ricordatevi, dicevamo, Dostoevskij è un uomo nuovo che viene sostanzialmente dai ceti popolari, non ha niente a che vedere con la cultura nobiliare che aveva fatto la grande cultura russa, un intero ciclo legato all'immaginario e alla cultura della nobiltà terriera. Pushkin, Gogol, ancora Turgenev sicuramente, e che quell'immaginario traducono in rappresentazioni letterarie. Un discorso piuttosto ampio, chiaramente non posso fare qui. Dostoevskij non c'entra nulla con queste cose, guarda avanti, vuole una modernizzazione del paese, una nuova classe dirigente, si pone questo tipo di problemi e a un certo punto li risolverà coniugando queste problematiche con una visione mistico-sacrificale della vita umana e della società. Tolstoi, da questo punto di vista, rappresenta proprio il contrario. Tolstoi è l'ultimo postremo prodotto di quella cultura. Tolstoi è un nobile di antica e illustre famiglia, è molto legato a quelle tradizioni che però per lui sono già qualcosa che appartiene al passato. Tolstoi si affaccia alla letteratura all'inizio degli anni 50, ormai si sta profilando la liberazione dei servi della gleba. Se un intellettuale come Pushkin, 20 anni prima, poteva ancora porsi il problema di come salvare in qualche modo la nobiltà terriera, la sua cultura, la sua visione del mondo e anche la sua centralità nella società russa, poteva almeno illudersi di farlo. Per Tolstoi questa operazione ormai è impossibile, si tratta di una opera di sublimazione. Tolstoi si rifà a una cultura che sta ormai tramontando indubitabilmente e sublima questo tramonto, che è quello della cultura di riferimento a cui lui, senza la quale lui non può concepire il mondo. In che modo? Tramite una critica senza quartiere alla modernità. Tolstoi, proprio perché si sente partecipe di un mondo che non esiste più, diventa un critico feroce, analitico, spietato dei meccanismi della modernità, che lui vede cioè nel segno della ipocrisia, della convenzionalità, dell'apparenza, dell'inautenticità. Questo per lui è il mondo moderno e noi all'interno di questo mondo. Tolstoi è un arcaista,
un arcaista. Arcaista che non vuol dire arcaico. Arcaico è un epigono del tutto subalterno alle forme ormai tramontate. Un arcaista è colui che si rifà alle forme culturali dell'altro ieri per combattere ciò che vede intorno a sé oggi e rivitalizza in modo originale le forme culturali dell'altro ieri, creando qualcosa di profondamente originale e nuovo. Non a caso Tolstoi è l'unico scrittore importante della sua generazione che non viene da quella che si chiamava la scuola naturale, ossia quella corrente di scrittori degli anni 40 che mettevano insieme Gogol, il Gogol più sociale, più poeta della povera gente, il Gogol del cappotto fondamentalmente, con il romanzo sociale francese. Questa era la corrente mainstream negli anni 40, di lì usciranno tutti, uscirà Dostoevsky per esempio, uscirà Turgenev, uscirà Gancharov, quello di Ablomov, usciranno tutti tranne Tolstoi. Tolstoi guardava agli scrittori, ai memorialisti francesi del Settecento, guardava a Rousseau, guardava ai moralisti francesi dei secoli precedenti. Questa è la letteratura per lui attuale e da attualizzare. Questa idea, come dire, che potremmo definire anche da un certo punto di vista, se non fosse fuorviante, nichilista del mondo contemporaneo come mondo dell'inautenticità, lui la declina da un punto di vista della poetica, del modo di scrivere secondo, cioè, due strategie che sono proprio il suo marchio di fabbrica e che vennero subito notate. In realtà i contemporanei non sapevano bene che farsene di Tolstoi, perché da una parte era troppo evidente la sua bravura e carattere assolutamente eccezionale di quello che scriveva, dall'altra però non sapevano come catalogarlo, non apparteneva a nessuna scuola riconoscibile, parlava di cose e ne parlava in modo completamente dislocato rispetto a quello che facevano i contemporanei. Anche dal punto di vista umano non era un letterato professionale e ci somigliava anche molto poco. Vi ricordate, dicevamo, Dostoevsky è un letterato professionista fino proprio nel midollo, fin da subito. È un bravissimo costruttore della propria immagine, crea anche modi di interagire coi lettori molto moderni. È un manager, un imprenditore della letteratura. Tolstoi assolutamente no, lo vedono un po' signorotto di campagna, anche un po' grezzo, un po' militare di carriera che occasionalmente scrive letteratura, insomma non sapevano come catalogarlo. Si riconoscono fin da subito due sue strategie che pare che lui abbia quasi tirato fuori dal cappello del prestigiatore. Non, naturalmente poi si possono ricostruire invece delle genealogie che sono però abbastanza sottili, sotterranee e indirette. Uno, quello che già allora veniva chiamata la dialettica dell'anima. Dunque partiamo dal presupposto che per Tolstoi il mondo in cui noi viviamo, agiamo, la società e noi dentro la società è il regno della convenzionalità e dell'inautenticità. Cosa vuol dire dialettica dell'anima? Vuol dire che la capacità di mostrare come ogni pensiero, ogni pulsione, ogni desiderio, ogni slancio, qualsiasi cosa che nasca da dentro di me, nell'atto di essere tirato fuori e in qualche modo formattato per un suo uso sociale, per un suo uso pubblico, anche soltanto nell'atto di doverlo dire, di doverlo esprimere, diventa del tutto inautentico, subisce tutta una serie di trasformazioni, ma molto velocemente, in un millesimo di secondo, e quello che viene fuori è qualcosa di già confezionato per il, diciamo, per essere venduto sul piano dei rapporti sociali. Tolstoi fa un esempio nel suo primo romanzo, che è una autobiografia, la trilogia autobiografica Infanzia, Adolescenza, Giovinezza. Nel primo libro, Infanzia, che in realtà è autobiografico, si presenta come autobiografico, in realtà non lo è del tutto, ci sono molti elementi
autobiografici cucinati in modo, però con, anche con cose di fiction. Un po' la cosa opposta, era un libro che appariva ai lettori autobiografico e conteneva anche molta fiction, esattamente l'opposto per esempio di Anna Karenina, che viene letto dal pubblico come un'opera di fiction e contiene molti elementi autobiografici. C'è sempre un discrimine questo su cui Tolstoj si trova, una grande studiosa che citerò ancora oggi, Lydia Ginsburg, grande testimone tra l'altro sovietica del Novecento e emerita studiosa, definisce questa letteratura di confine, dove fiction e documento biografico si trovano sempre in una forma di osmosi mai del tutto scindibile, e non a caso Tolstoj comincia a scrivere dai propri diari che porterà avanti tutta la vita. Altra differenza con Dostoevskij: noi della vita privata di Dostoevskij sappiamo in realtà poco. Dostoevskij non scrive diari, non scrive quasi niente di autobiografico, e quello che scrive è tutto molto calibrato e spesso anche ricostruito. Naturalmente un intellettuale così moderno e così dal taglio così manageriale come Dostoevskij si costruisce una biografia ad hoc da vendere ai lettori. Tolstoj l'opposto, di Tolstoj lo sappiamo troppo, perché ha scritto talmente tanti diari che uno finisce per perdercisi e per proiettare troppo tutta questa massa autobiografica sui suoi romanzi. Torniamo un attimo alla dialettica dell'anima. Nel primo volume, Infanzia, lui narra della morte della madre del protagonista. Lui è una cosa parzialmente autobiografica, e c'è la scena in cui il piccolo protagonista si trova durante il funerale di fronte alla bara della madre. Quale situazione più autentica, quale dolore più genuino e immediato? Eppure attraverso il filtro narrante di Tolstoj, il piccolo protagonista si rende conto che sì, il dolore è vero, ma adesso si accompagna sempre il retropensiero. Ma quelli che mi stanno intorno lo vedono quanto dolore sto provando? Lo vedono quanto, che bravo bambino che sono, come sono sensibile? Il mio pianto appare abbastanza genuino, cioè un vedersi dal di fuori e quindi un confezionare i propri istinti, le proprie pulsioni più genuine per la fruizione sociale che se ne deve avere. Questa è una cosa che noi non possiamo praticamente quasi mai evitare, e che determina il nostro modo deformato, infelice, inautentico, convenzionale di stare in un mondo che è altrettanto infelice e illusorio. La seconda tecnica a cui ricorre Tolstoj è quella che i critici, cioè i teorici della letteratura di impianto formalista chiamano lo straniamento, in russo отчуждение, anzi отстранение, straniamento. Cosa significa? Per far vedere il carattere convenzionale, inautentico del mondo in cui viviamo, mostrare un evento dal punto di vista di un personaggio che, o perché non lo ha mai visto prima, o perché si trova in uno stato psicologico deformato in qualche modo, non ne capisce il senso generale. Ossia, un evento viene mostrato come successione casuale e non gerarchizzata in termini di importanza, né collegata in termini di causa ed effetto, di microazioni. Cosa ci vuole dire così Tolstoj? Ci vuole dire che noi riconosciamo le situazioni, gli eventi, le azioni, le situazioni della società in cui viviamo perché siamo abituati a farlo. Noi riconosciamo, diamo un senso, diamo una gerarchia di importanza, diamo una conseguenzialità a ciò che ci succede intorno
perché siamo addestrati ad attaccare una determinata etichetta. Quell'evento di per sé non ha nessun valore, nessuna importanza, non serve a niente, non significa niente. Noi gli attribuiamo un determinato valore. Chi ha letto Guerra e Pace ricorderà, per esempio, il modo in cui Pierre Biesukhov, un civile, si trova al centro della battaglia di Baradinò. Lui, non da civile, non capisce il senso di quello che vede, e noi vediamo la battaglia come una serie insensata di azioni. Ma c'è anche un altro esempio: il principe Andrei ad Austerlitz. Il principe Andrei è un militare, sa benissimo teoricamente il senso di quello che sta succedendo, ma in quel momento non è in una condizione psichica normale. All'adrenalina altissima, sta partendo all'attacco, e anche lui vede in un susseguirsi cinematografico velocissimo di immagini tra loro scollegate e prive di gerarchia, quello che gli succede intorno, o qualcosa di non legato alla guerra. Di guerra torneremo a parlare, naturalmente. Ricorderete la scena quando Natasha, innamorata per la prima volta, adolescente, viene portata a teatro, ma lei non presta alcuna attenzione a quello che succede sulla scena. A 15 anni è innamorata per la prima volta, cosa gliene importa di cosa succede sulla scena, il senso generale di ciò che è sociale, di ciò che sta avvenendo sulla scena. E così Tolstoi, dal punto di vista di Natasha, racconta lo spettacolo come un susseguirsi di cose insensate. Sale sul palco saltellando un uomo in calzamaglia mentre canta, lo raggiunge altrettanto cantando una ragazza, cantano insieme, poi lei saltella via cantando, arrivano altri tizi che, sempre cantando, uccidono con un pugnale il protagonista, che muore cantando. Questo è il modo in cui appare a Natasha, che in quel momento non è in grado o non vuole dare un senso generale a quello che vede, uno spettacolo teatrale. Ecco lo straniamento in Tolstoi, questo modo di scavare dell'inautenticità delle cose, delle relazioni. È tutto inautentico per Tolstoi. Nel periodo di cui ci stiamo occupando, lui probabilmente ancora non lo aveva ben deciso, perché leggendo Guerra e Pace si capisce che suo punto di vista sulla cosa ondeggia vistosamente. Da una parte lui ha già aderito alla filosofia di Schopenhauer, quindi l'idea che dietro la realtà visibile non ci sia sostanzialmente niente, c'è una volontà che è qualcosa comunque di negativo, che va spenta, un nirvana, per raggiungere il nirvana. Vi ricordate la scena del principe Andrei, sempre ad Austerlitz, quando cade colpito e vede questo cielo vuoto dove non c'è niente, questo grande niente che è ciò che realmente sta dietro al fluire insensato degli eventi, il nirvana, il nulla. Dall'altra però, Tolstoi spesso, in Guerra e Pace, ma poi anche nei testi successivi, ci fa capire che qualcosa di autentico c'è. Sono la vita dell'uomo di autentico, che cos'ha? Quelle esperienze che sono nostre di singole persone vive, la nascita, il crescere, l'innamoramento, l'esperienza di avere figli. Tolstoi è un grande descrittore di nascite, sempre dal punto di vista del padre e delle paranoie che il padre si fa, l'invecchiamento e soprattutto la morte affronta, come un personaggio affronta la morte è l'assoluto, è l'indubitabile, è il non riducibile alle convenzioni, è totalmente altro rispetto al mondo convenzionale in cui noi viviamo. Per come l'uomo, la persona,
affronta il morire, ecco, questo è come lo specchio della, di quanto di autentico c'era nella sua vita. Tolstoi ha scritto, abbastanza giovane ancora, un racconto che si intitola Tre morti, non tre persone morte, tre atti di morire, e vengono paragonate la morte di una nobildonna, quella di un contadino e quella del, di un albero. La nobildonna muore male perché è totalmente immersa nella menzogna della società, le dicono menzogne sul suo stato di salute, lei ci vuole credere, mentisce a se stessa ma ha paura e muore in modo inautentico e totalmente falso. Il contadino muore già meglio perché è abituato a vivere attraverso i cicli, secondo i cicli naturali, per lui la morte è una cosa che fa parte di questi cicli, e l'affronta in modo più sereno. Quello che muore meglio di tutti naturalmente è l'albero, l'albero che è totalmente aderente a questi cicli naturali e muore in modo solenne e totalmente totalmente vero e genuino. Quindi l'atteggiamento nei confronti della morte, il tardo Tolstoi scriverà un altro testo tutto basato su questo, che è La morte di Ivan Ilic, uno dei testi che io consiglio sempre a chi voglia in 100 pagine capire di cosa era capace veramente Tolstoi. Immagino che vi state chiedendo come questo si può legare alla contemporaneità. Ecco, Tolstoi, con Tolstoi noi non siamo in grado di fare un di istituire un legame anche in termini di evoluzione ideologica fino alle guerre di oggi, come invece è, ahimè, fin troppo possibile fare con Dostoevskij. Sono però molto, ancora oggi, molto vere e utili, penso, le sue riflessioni sulla guerra, sul modo di vivere, sul modo in cui le persone e le collettività, proprio tutto sempre alla luce di questa sua visione della società e dell'uomo, affrontano un momento sicuramente estremo, e non è la morte, ma è qualcosa comunque che mette molto in gioco gli aspetti reali della vita delle persone, come la guerra. Tolstoi, e qui io torno a riferirmi a Lydia Ginsburg, che non è stata solo una grande studiosa, è stata anche colei che ha raccontato i 900 giorni dell'assedio di Leningrado, l'assedio di Leningrado, terribile, con decine, centinaia di migliaia di morti lentamente di fame, bombardamenti quotidiani, atrocità, totale separatezza dal resto del paese. Lydia Ginsburg scrive nelle sue memorie sul periodo dell'assedio: noi vivevamo quell'esperienza come attraverso la lettura di Tolstoi, così come l'avrebbe narrata Tolstoi. Noi leggevamo Guerra e Pace e ci riconoscevamo la nostra esperienza di ora attraverso la lente di Tolstoi. E qui, vi ricordate, due giorni fa lessi un brano all'inizio di Dostoevskij, il discorso di Alyosha davanti al masso di Ilyusha, davanti ai ragazzini. Adesso invece è arrivato il momento di leggere un brano da Guerra e Pace, non vi preoccupate, non la farò lunga, è proprio il brano a cui fa riferimento Lydia Ginsburg quando parla dell'attualità di questa visione della guerra e dell'uomo all'interno della guerra per la sua generazione, per ciò che la sua generazione aveva passato. Noi, che non siamo vissuti in quel tempo, possiamo involontariamente credere che, quando la Russia era per metà occupata e gli abitanti di Mosca fuggivano in governatorati lontani e milizie su milizie si susseguivano in difesa della patria,
tutti i russi, dal più piccolo al più grande, non dovessero pensare ad altro che a far sacrificio di se stessi, a salvare la patria o a disperarsi per la sua perdita. I racconti, le descrizioni di quel periodo parlano tutti senza eccezione solo dell'abnegazione, dell'amor patrio, della disperazione, del dolore e dell'eroismo dei russi. Le cose in realtà non andarono così. Noi lo crediamo soltanto perché nel passato scorgiamo unicamente l'interesse storico generale di un'epoca e non scorgiamo invece tutti quegli interessi umani privati che agivano nei singoli individui. E d'altronde, nella realtà, gli interessi individuali del presente sono tanto più significativi degli interessi generali, che sotto di essi non si avverte mai e nemmeno si ipotizza un interesse generale. Attenzione, perché questo non è cinismo. Tolstoi non sta dicendo che le persone che hanno vissuto quella guerra in realtà se ne fregavano di cosa succedeva al paese e si facevano gli affari propri. Tolstoi vuole dire che l'atteggiamento nei confronti della guerra come fenomeno generale germogliava in modo inconscio dalle pulsioni primarie che la persona comunque ha riguardo alla sua stessa vita all'interno di quel contesto, alla vita dei suoi cari, di chi gli sta intorno. Il modo di affrontare la situazione generale dipende da una miriade di fattori che riguardano il tuo singolo caso individuale. Questo è il tipico, la tipica mentalità, un tipico metodo induttivo di Tolstoi, che è stato anche un grande pedagogo, molto avanti per i suoi tempi. Tolstoi diceva: non insegnate ai bambini non uccidere, leggete con lui tutta una serie di storie diverse fra loro, il cui nucleo comune è l'idea che uccidere sia sbagliato. Ci deve arrivare partendo dai casi singoli, e allora quella sarà una verità sua, maturata da lui sulla base dei casi singoli. La maggior parte di coloro che vivevano in quel periodo non rivolgeva alcuna attenzione al corso generale delle cose e invece si faceva guidare soltanto dai personali interessi del presente, e proprio costoro si trovavano ad essere i più utili protagonisti di quanto allora accadeva. Quelli che al contrario cercavano di cogliere la linea di sviluppo generale delle cose e volevano prendervi parte con abnegazione ed eroismo erano invece i membri meno utili della società. Vedevano tutto alla rovescia, perché partivano dal generale, che per Tolstoi è sempre fallace e astratto e sostanzialmente irreale, proprio perché l'unico, perché è costituito in realtà da una miriade di casi singoli. Vedevano tutto alla rovescia e tutto ciò che facevano per rendersi utili si rivelava un'assurdità completamente inutile, come le filacce che le signore preparavano con cura e che non arrivavano mai ai feriti, e così via. Anche quelli a cui piaceva atteggiarsi a intellettuali ed esprimere apertamente le proprie opinioni, e qui vengono in mente i leoni da tastiera di oggi, no? Che parlano di cose di cui non sanno niente, solo per la esigenza primaria loro, interiore, spontanea, di mettersi in mostra, di affermarsi. Nel discutere della situazione della Russia portavano senza volerlo nei loro commenti un'impronta o di falsità e di menzogne o di inutile biasimo e di rancore contro persone accusate di cose di cui nessuno poteva aver colpa. Negli avvenimenti storici si palesa con la massima evidenza la proibizione di gustare il frutto dell'albero della conoscenza. Soltanto l'azione inconsapevole può recare frutti, e l'uomo che svolge una certa parte in un evento storico non ne coglie mai il senso. Se tenta di coglierlo, viene colpito dalla sterilità. Il significato dell'avvenimento che si andava compiendo allora in Russia era tanto più difficile da cogliere quanto più intima era la partecipazione che vi si prendeva. A Pietroburgo e nei governatorati lontani da Mosca, signore e uomini in uniforme della milizia piangevano sul destino della Russia e della capitale, parlavano di abnegazione e così via.
ma nell'esercito che si stava ritirando oltre Mosca quasi non si parlava, non si pensava neppure a Mosca, e guardando l'incendio che la devastava, nessuno giurava solennemente che se ne sarebbe vendicato sui francesi. Tutti pensavano piuttosto al prossimo stipendio, alla prossima tappa, alla vivandiera matrioska e a cose del genere. Vedete come per questa idea di Tolstoj, che in realtà solo un errore ottico dovuto alla distanza ci fa percepire i fenomeni storici come qualcosa di chiaro, di univoco, a cui attribuire un significato, un valore, nei cui confronti assumere una posizione ben determinata e, tra virgolette, diciamo, partigiana. La partecipazione reale alla storia si compone delle miriadi di esperienze che tutti noi viviamo tutti i giorni e che ci portano poi a operare per la, diciamo, per la costruzione di un qualcosa che non ha un senso, che non ha una direzione, che non ha uno scopo, ma che semplicemente è il nostro modo di stare nella storia. Grazie. Io in realtà devo ammettere che non sono, a parte questo può anche essere irrilevante, c'è nelle riflessioni di Tolstoj un aspetto paradossale, dove ha una profondità di visione e autenticità, si accompagnano spesso anche eccessi paradossali che portano il suo modo di vedere le cose verso l'assurdo, chiaramente, no? Come nel caso della contessa, del contadino e del ladro. Anche questo è il bello di Tolstoj. Vedete, il mondo per loro, come nel caso di Dostoevskij, no? Il suo misticismo e il suo evidente e dichiarato disprezzo, anzi rifiuto della razionalità, della ragione, come qualcosa di distruttivo. Anche Tolstoj questa cosa non la risolve nel misticismo, tutt'altro, anzi la risolve in una sorta di iperrazionalismo analitico, che da una parte effettivamente porta a analisi e soprattutto a costruire immagini letterarie, figure, caratteri che noi percepiamo come reali, non tanto perché oggettivamente lo siano, il realismo in letteratura non esiste, anche questa è un'etichetta, ma noi, cioè, ci riconosciamo in questa sorta di principio connettivo che Tolstoj ci mette da una parte, dall'altra però spesso si finisce sicuramente nel paradosso. Il mondo stava diventando troppo complesso, pensate, era il periodo in cui Darwin ci spiegava che noi non siamo il centro della creazione, ma veniamo dalle scimmie, siamo un anello di passaggio per andare chissà dove. Era il periodo in cui Marx ci spiegava che le società non sono qualcosa da giudicare in base a un modello astratto di buona, cattiva società, buono, cattivo tipo di Stato. La società è l'arena di scontri inevitabili fra interessi diversi, sempre lo è stato e sempre lo sarà. Dopo un po' sarebbe arrivato Nietzsche, che avrebbe detto che la morale non è assolutamente così certa, incrollabile, come a noi sembra, e ancora dopo un po' sarebbe arrivato chi ci avrebbe spiegato che noi non siamo padroni neanche nella nostra testa, ossia che ciò che noi pensiamo essere un meccanismo, diciamo, determinato da un principio di razionalità, in realtà è un coacervo di pulsioni che arrivano da strati profondi che noi non controlliamo assolutamente. Freud, quindi, è questa del mondo troppo complesso per essere interpretato razionalmente, una fase dello sviluppo della cultura occidentale nella quale bene o male ci troviamo, e Tolstoj e Dostoevskij erano alle origini di questo percorso. E di nuovo grazie, stavolta mi chiedo.